Probabilmente gli stati generali sono stati una stronzata. Probabilmente sono stati inutili. Probabilmente sono stati un incontro di amici senza giornalisti per parlare di grandi problemi. Tutti i ministri che si possono vedere al Consiglio dei Ministri, si possono vedere a Palazzo Chigi. Ma perché sono così antipatici gli stati generali? Perché la opposizione non è andata? Eppure non sarebbe stato male, io ho detto, che si andasse lì a mandarli a cagare, anche a Villa Panfili, dire non capite un cazzo, questa è la nostra ricetta, ah no, bisogna farlo in Parlamento, ah no, questi qui fanno, come se fossero andati a fare un picnic. Ora vorrei ricordare semplicemente a quelli che hanno guardato con tanta ostilità gli stati generali, che Villa Panfili, per volontà di Craxi, è esattamente come Palazzo Chigi, cioè sono dei luoghi lussuosi, Palazzo Chigi era lussuoso, era il palazzo della famiglia Chigi, Villa Panfili era lussuosa, forse meno di Palazzo Chigi, ma quando dici Palazzo Chigi non pensi al lusso, pensi che è diventato una sede del governo. Villa Panfili era una sede un po' delocata del governo, invece ad essere un palazzo era una villa. Quindi quegli incontri, non solo incontri, la villa fa pensare al tè, alla danza, alle colazioni, quindi tutti preoccupati di questa prendere invece di parlare in Parlamento, no. Bisogna semplicemente dire che Villa Panfili è un'estensione di Palazzo Chigi. Fu Craxi a volerlo, è una sede di rappresentanza che è sempre sontuosa, ma come sontuoso Palazzo Chigi, quindi può esserci antipatico Conte. Possiamo odiare gli stati generali, ma dire che non ci andiamo perché è una villa è un'assoluta coglionata. Come uno che non voglia prendere un motoscafo, perché il motoscafo lo prendono solo i ricchi. Pensate che il mio assistente Moretti, una volta che sono andato alle terme a Bagno di Romagna, non è venuto in acqua perché riteneva che le terme fossero da ricchi. Ora un povero può anche andare a fare il bagno, no? No, ma il bagno lo fanno i ricchi. Allora, se uno la parola villa pensa villa privata, pensa mondanità, tutte cose che possono anche essere giustificate, però non lo sono più, perché la Villa Panfili è una prosecuzione, è un prolungamento di Palazzo Chigi, che a sua volta è un palazzo. Quindi diciamo quello che ci pare, ma non diciamo stronzate. Non è che andando in villa sono andati in vacanza. Ah, beh, loro vanno in villa. Sì, sì, sono andati in villa. Sono andati in villa come sono andati in palazzo. Vogliamo dare le parole nel loro senso. Non ci piacciono gli stati generali. Diciamo che ci fanno cagare gli stati generali. Ma la villa è un edificio pubblico dello Stato che è stato identificato da precedenti governi, credo proprio il governo Craxi, come una sede separata, una sede fuori porta di Palazzo Chigi. Questo adesso l'avete capito, quindi se non vi piace Villa Panfili perché la pensate un luogo per andare a scopare o per fare, avete sbagliato. È una villa che è stata adattata a sede del governo e quindi si può andare anche lì. Anche un palazzo in una città può essere adattato a diventare scuola. Ecco, quindi questo volevo dire, perché mi è sembrato singolare, è come se l'antipatia per gli stati generali non venisse dall'idea che si poteva discutere se fossero opportuni o meno, ma che si andava in villa a fare così una specie di divertimento mentre gli altri lavorano. Il divertimento c'è anche nei palazzi. Non è che palazzo sia vero divertente di villa. Vanno lì a gozzovigliare, vanno lì a bere, a mangiare. Possono bere e mangiare anche a Palazzo Chigi. Palazzo e villa sono la stessa cosa. Quindi su questo vorrei che quelli che hanno anche discusso la mia posizione capissero che io ho detto, io sarei andato a mandarli a fare in culo, come li manderei a fare in culo a Palazzo Chigi, che sia Palazzo Chigi, che sia Villa Panfili, ma lo mandate a fare in culo comunque. Però non è che non li manda a fare in culo a Villa Panfili, perché Villa Panfili è un luogo di delizia in cui vanno a prendere il tè. Prendono il tè, poi lo potrebbero prendere a Palazzo Chigi, quindi non c'è nessuna differenza. Chiaro?